Mario Musumeci. Chi è innanzitutto Mario Musumeci nella Cineteca italiana? Buonasera, sono io, Cineteca Nazionale, perché non è un caso, nel senso che è una Cineteca italiana anche la nostra, però nella costellazione degli archivi cinematografici italiani, la Cineteca italiana è un brand ben preciso e sono i miei amici e colleghi di Milano, che se fossero all'ascolto saluto. Quella è dove lavoro io, da cui vi parlo, ed è a Roma, è la Cineteca Nazionale, che è l'archivio nazionale del cinema del nostro paese, fa parte di un organismo più ampio che è il Centro Sperimentale di Cinematografia, che ha queste due anime: una è la scuola di cinema, anche questa è la scuola di cinema pubblica, statale, ufficiale, e l'archivio cinematografico. Questo per sommi capi. E Mario Musumeci, che sono io che vi parlo, lavoro in una delle due anime, delle due branche della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, cioè la Cineteca, e mi occupo di conservazione e restauro dei film, più particolarmente di restauro negli ultimi anni, da qualche anno a questa parte. Parliamo appunto di questa Cineteca Nazionale, ha presentato il festival Il Cinema Ritrovato di Bologna. Ci parli un attimino di questa manifestazione. Beh, il cinema ritrovato, supponendo che chi si ferma a sentire questo programma sia appassionato di cinema, quindi cinema ritrovato in questo caso non ha bisogno di grandi presentazioni, è una delle due manifestazioni dedicate al patrimonio cinematografico, cioè al cinema d'altri tempi, chiamiamolo così, che ci sono in Italia. Una delle due è le giornate del cinema muto di Pordenone, che si terrà fra poco a ottobre, a Pordenone, appunto, organizzato dalla Cineteca del Friuli, che è un altro degli archivi cinematografici italiani. Il cinema ritrovato è una manifestazione che ormai da, direi, almeno 20 anni, adesso vado a braccio perché non ricordo le date esatte, ma si tiene a Bologna, organizzato dalla Cineteca di Bologna, ed è, diciamo, più a 360 gradi su tutto il cinema, perché non è focalizzato solo sul cinema muto, ma sul cinema tout court, quindi ci sono anche il cinema sonoro, il cinema degli anni 30, 40, 50, 60. Ed è una manifestazione internazionale di grande prestigio, alla quale noi ogni anno siamo lieti di partecipare, presentando cose che vengono dall'archivio della Ma è il Cineteca gran Nazionale. festival del cinema muto, quello che si svolge a Milano da settembre-ottobre? No, quello del cinema muto si svolge a Pordenone. Pordenone, Si vero. svolge in genere a ottobre. Il cinema ritrovato di Bologna si svolge normalmente nel vivo dell'estate, normalmente fra la seconda metà di giugno e la prima metà di luglio. È una festa mobile, nel senso che è come la Pasqua, non ha delle date fisse e precise, però grosso modo fra fine giugno e inizio luglio ogni anno. Che cosa faceva, diciamo, durante questo gran festival? Allora, quest'anno in particolare diciamo che siamo stati molto contenti di contribuire al cinema ritrovato, presentando diciamo, forse la cosa più prestigiosa di quest'anno è stato una tappa del progetto Rossellini. È un progetto che la Cineteca Nazionale sta portando avanti da alcuni anni in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà e con la Cineteca di Bologna, appunto. E tutti e tre insieme stiamo lavorando al restauro digitale per la prima volta, in formato da grande schermo, da sala, di alcuni capolavori di Roberto Rossellini, che fino ad oggi erano stati digitalizzati almeno in parte, ma soltanto negli standard adeguati per lo streaming, per il DVD o per il televisivo. Per poterli presentare su grande schermo in sala occorreva un lavoro più serio, più approfondito, a uno standard e una risoluzione più alta e quindi più costoso, con un maggior impegno. Si è varato questo progetto. Quest'anno il clou, direi, che è stato proprio a Bologna la presentazione di Roma Città Aperta, che la Cineteca Nazionale, noi avendo nel nostro archivio conservato il preziosissimo negativo originario del film, quello proprio uscito dalle mani di Rossellini,
avevamo già restaurato in formato di cinema ad alta risoluzione, quindi in un formato 2K, quindi diciamo già molto buono, già adeguato. Quest'anno per l'occasione, essendoci questo progetto e volendo presentarlo in piazza a Bologna, come poi è stato, abbiamo di comune accordo pensato e varato un ulteriore restauro a una risoluzione ancora più alta, 4K, che ha aggiunto ancora più bellezza, più nitidezza, più splendore, più dettaglio all'immagine. Per un film così vale la pena di provarci. E il bello è stato che la proiezione in Piazza Grande c'erano 7.000 persone, il che dimostra che, siccome 7.000 persone va oltre quello che è il pubblico degli addetti ai lavori che vanno a Bologna per il Festival del Cinema Ritrovato, vuol dire che lì tutta la città di Bologna è andata in piazza, un sacco di gente si è accalcata lì per rivedere sul grande schermo questo restauro digitale. Quindi il cinema ancora, se si sa presentarlo, tira, piace. Questo è, come dire, un bel risultato per il nostro lavoro. Benissimo, dopo tutti questi dettagli, volevamo fare una domanda leggermente più sul personale. Cosa faceva, Mario Musumeci prima di avvicinarsi al mondo del cinema? Il precario, perché benché io ormai sia sulla 60, abbia 60 anni suonati, devo dire che la mia generazione aveva già cominciato a sperimentare quello che poi adesso è diventato. Noi diciamo, siamo stati i pionieri, no, a parte gli scherzi, diciamo che dopo aver fatto dopo una laurea in lettere e un po' i lavoretti vari che tutti gli adolescenti o tardo adolescenti o incrollabili adolescenti hanno sperimentato, come la vendita di libri porta a porta o altre piacevolezze così, ho fatto un passaggio di lavoro precario con contratto a termine al Ministero del Tesoro, all'ufficio occuparmi di pensioni e così via. E poi c'era un concorso pubblico, uno degli ultimi concorsi pubblici della storia all'epoca, al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove era richiesta la laurea per la partecipazione. Ho provato e probabilmente, siccome era un bando che poco, diciamo, passato un po' sotto silenzio, comunque eravamo per due posti soltanto 40 concorrenti, il tasso, come dire, il rapporto era abbastanza buono, tutto sommato, e mi è andata bene, quindi sono entrato nel, ormai, ahimè, lontano 1983 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Mi hanno capato e piazzato alla Cineteca Nazionale subito e devo dire ci sono rimasto da allora. Quindi a marzo di quest'anno ho fatto 30 anni di Cineteca e con grande piacere, perché mi sono affezionato e penso di poter dire, anzi dico senz'altro che è un bel lavoro e mi reputo fortunato.